Vi facciamo sentire questa Chic 12 jazz in questo brano che è un brano forse più suonato dai musicisti cromatici. Ovviamente con l'armonica cromatica, questa in particolare si chiama jazz, suoniamo jazz, però attenzione, l'armonica cromatica nasce come uno strumento come gli altri, come il flauto, come il violino. Vedete qui la struttura, abbiamo armoniche da 16 fori, come questa, significa avere 4 ottave complete, 4 ottave complete, veramente tantissimo. Possiamo suonare qualsiasi repertorio, come la tromba, come il sax, possiamo attingere a qualsiasi tipo di repertorio, per cui si può suonare pop, rock, jazz, blues, musica leggera, musica folk, musica classica, si può suonare anche musica classica con l'armonica cromatica. In Italia abbiamo una bella tradizione di musicisti di musica classica, abbiamo Willy Burger, che è uno dei più grandi musicisti del mondo, ho avuto il piacere di conoscere, e Gianluca Littera, un giovane armonicista che suona praticamente tutto, suona dal jazz alla classica. Andatevi a cercare questo nome, è un nome veramente importante dell'armonica cromatica italiana portato nel mondo. E l'armonica cromatica era stata definita il violino dei popoli, perché è uno strumento, è molto bello questo inizio, perché è uno strumento molto
economico e ci permette di suonare dei brani di alta levatura. Vogliamo farvi sentire questa cosa, insomma, vogliamo darvi un'idea di questo. Suoniamo un paio di pezzettini di musica classica e questo in particolare suoneremo l'Ave Maria di Bono con l'armonica cromatica e ho deciso di trasportarlo in Sol perché per darvi l'idea voglio suonarlo fondamentalmente nell'ultima ottava. Con le mani produrrò un effetto di vibrato, virtualmente vibrato, ok? Per darvi un po' l'idea del violino. Quest'altro brano invece è l'aria sulla quarta corda di Bach, questo che siamo per suonare, ed è un brano che amo tantissimo, ma al di là di questo amo Bach in generale. E abbiamo fatto un arrangiamento particolare. Non vi dico nulla, vediamo, ascoltiamo. Thank you.
Grazie. Allora, bene. Come vedete, anche la musica classica si può reinterpretare con il dovuto rispetto, ma si può reinterpretare e avere frequentazioni con la musica classica mantenendo il proprio stile. Possiamo farlo assolutamente. Un'altra cosa che volevo presentarvi era questa, cioè la possibilità di usare un'armonica per accompagnare. Cioè l'armonica è uno strumento solista, ok, ma è anche uno strumento d'accompagnamento. Vedete, queste armoniche qui in particolare, l'armonica a cordo e l'armonica basso, sono le armoniche che nascono per le orchestre di armoniche. Questa armonica di su serve per accompagnare, quindi suona degli accordi, nasce non per fare solista ma per fare degli accordi. Quella di giù lo dicevo me stesso per fare il basso. C'era un trio famoso in Italia, il trio Palbert, del maestro Santo Albertini, che poi quello grazie al quale ho scoperto che con questa piccola armonica si poteva suonare veramente una melodia, perché lui nei suoi concerti la usa sempre. Ho detto, ah, sapete, allora cerco anch'io di inserirla. E loro facevano concerti in tre. Uno suonava la cromatica, Santo Albertini, e poi gli altri due del trio Palbert suonavano l'armonica a cordo e l'armonica a basso. Ma per suonare, come dire, un accompagnamento non necessariamente bisogna avere un'armonica dedicata. Ecco, per esempio, usiamo la nostra armonica. Noi abbiamo visto prima, il nostro schema è questo, quindi noi abbiamo a disposizione, comunque vada, soffiando un do e aspirando un sol settima. E quindi armonicamente abbiamo primo, quinto, primo, quinto, primo. Ok? Abbiamo questo sostanzialmente. Sentite questo sound? È lo sound nostro, sound del Salento, è la pizzica. Due armoniche, una in do, e quindi ho a disposizione il do e il sol settima, e un'altra in la minore armonica. Segue la scala del la minore armonica. Un'armonica in la minore armonica. Ok? È una scala di la minore che ha il sol diesis. Ok? E abbiamo a disposizione la minore e il mi settima. Con la combinazione di queste armoniche, e se vogliamo ci possiamo anche mettere i campanellini, ci possiamo mettere le trombe, quello che vogliamo. Guarda, cominciamo così, passo da un'armonica all'altra per farvi sentire. Mi accompagno una pizzica. Eh? Solo accompagnamento. Riuscendo a branneggiare più armoniche contemporaneamente, magari senza farvele cadere come ho fatto io, riusciamo a poter suonare diversi accordi e ad accompagnare diversi generi folk con le nostre armoniche. Questa è una cosa bellissima, è un altro utilizzo della nostra armonica diatonica. Ma l'armonica, abbiamo visto all'inizio, come si dice, la morte sua è il blues. Per cui nel blues sicuramente si potrà accompagnare con l'armonica diatonica.